Siamo al Museo Etrequatelli, a Ozzanotaro, comune di Collecchio, provincia di Parma. Siamo nel Regno delle Cose, il Bosco delle Cose, come è stato chiamato, e la realizzazione di un sogno è quello di raccogliere la storia, le storie, il quotidiano delle persone attraverso gli oggetti. 60.000 oggetti che Etrequatelli ha raccolto con tanta pazienza. Ettore Guatelli, che è stato maestro, maestro di campagna, come lui osava definirsi, ma anche raffinato ricercatore, etnografo e museografo. Un museo che innanzitutto è da visitare, quindi il primo invito è questo. E poi un appello, un progetto. Fabrizio Rosi, amico di Ettore, ha raccolto un'intervista, interviste. Ettore che si racconta, che parla della sua attività di maestro, maestro di campagna, maestro attivo, pedagogista della natura e degli oggetti. E raccoglie questi, raccolse questa intervista. Ora è Fabrizio Rosi assieme a noi e vorrebbe arrivare alla pubblicazione. E quest'anno cadono i 15 anni dalla scomparsa di Ettore, è morto nel settembre del 2000, e in questi anni abbiamo raccolto materiale, abbiamo assunto questa eredità, è pesante perché è un museo fantastico da tenere aperto e disponibile. Ecco, quest'anno vorremmo arrivare a pubblicare un libro disponibile per gli insegnanti, per tutti coloro che vogliono sentire Ettore raccontarsi, e per questo abbiamo bisogno della raccolta di fondi. Essere pettinato quei giorni, se un po'.